Benvenuti a un nuovo appuntamento con 7 News. Partiamo con le notizie. Reggio Calabria, falso in bilancio, responsabilità non solo della Fallara. La responsabilità del falso in bilancio e del disastro economico-finanziario del Comune di Reggio Calabria non erano ascrivibili solo ad Orsola Fallara, la dirigente suicidatasi nel dicembre del 2010, ma anche al sindaco dell'epoca Giuseppe Scopelliti. Quest'ultimo non solo era a conoscenza della situazione, ma anche partecipe e concorrente dei reati commessi dalla stessa Fallara. Questa è la valutazione su cui ruotano le pesantissime motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel collegio presieduto da Olga Tarzia, che ha condannato l'ex governatore calabrese a 6 anni di reclusione e alla interdizione perpetua dei pubblici uffici per abuso d'ufficio e falso. Nelle motivazioni del collegio appena depositate si legge che Orsola Fallara non ha agito in nome e per conto di se stessa e che appunto le sistematiche falsificazioni del bilancio sarebbero avvenute proprio perché il sindaco Scopelliti era il mentore determinatore della dirigente definita perfetta esecutrice di direttive del primo cittadino condannato. Non ha dunque tenuto la difesa di Scopelliti fondata sull'assunto che il sindaco firmasse documenti di cui non conosceva il contenuto. Ricostruzione quest'ultima definita dai magistrati semplicistica e riduttiva. Reggio spari in pieno giorno contro la vetrina di un'orologeria in piazza Camagna. Colpi di fucile in pieno giorno contro un'orologeria sul corso Garibaldi. Incredibile ciò che è avvenuto ieri pomeriggio nella centralissima piazza Camagna, appunto a Reggio Calabria. Due colpi di fucile sparati da vicino durante l'orario di chiusura del negozio. I proiettili hanno bucato la saracinesca e il vetro temperato della vetrina, arrivando a conficcarsi sul balcone interno dell'orologeria. Un'intimidazione che, considerando il luogo centralissimo e l'orario in cui è avvenuta, ha davvero pochi precedenti. I malviventi, probabilmente in due, hanno agito probabilmente nel primo pomeriggio mentre sulla città si abbatteva una violenta pioggia, che rendeva in quel momento la zona quasi completamente deserta. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria. Restiamo sempre a Reggio Calabria, arrestato un pusher. Il contrasto allo spaccio di droga costituisce uno dei leitmotiv dell'azione di controllo del territorio portato avanti dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria. Nel giro di un mese e mezzo sono finiti in manette 12 soggetti ritenuti appunto responsabili a vario titolo dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è stata la volta di un lamentino 26enne incensurato, il quale, intercettato da una gazzella dei carabinieri dell'aliquota radiomobile in questa via vecchia Pentimele, a bordo della propria Nissan Micra, sottoposto a perquisizione personale e veicolare dai militari operanti, veniva trovato in possesso di vari involucri contenuti complessivi, grammi 15 circa, di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Tenuto conto dell'esito positivo, i militari decidevano di approfittare, di approfittire, pardon, il controllo mediante l'esecuzione di una perquisizione domiciliare, che permetteva di rinveire un bilancino di precisione, nonché un barattolo di vetro contenente ulteriori 15 grammi della medesima sostanza, nonché un grinder di metallo, il tutto repertato e posto sotto sequestro. Alla luce di quanto sopra, il pusher veniva immediatamente dichiarato in stato di arresto e condotto presso la caserma di Viale Calabria, da dove, al termine delle formalità di rito, veniva condotto davanti all'autorità giudiziaria Regina, la quale convalidava l'arresto, eseguito dalla polizia giudiziaria, disponendo la misura degli arresti domiciliari per il triolo. Le analisi quantitative e qualitative eseguite successivamente all'arresto hanno permesso di appurare la possibilità di ricavare circa 164 dosi medie singole della sostanza sequestrata. L'azione repressiva da parte dei carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria proseguirà senza sosta, nel tratto a venire. Centrale a carbone di Saline? Un bluff non si farà. Sentiamo appunto l'intervista telefonica di Silvio Cacciatore al Presidente della Settima Commissione della Camera dei Deputati, Ambiente e Lavori Pubblici, Ermete Realacci. Una telefonata in diretta dalla Camera dei Deputati da Roma. Diamo il benvenuto all'onorevole Ermete Realacci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Quindi lei è presidente della commissione ambiente e con lei parleremo di centrale a carbone, della centrale di Saline, perché ad una sua interpellanza parlamentare, questo lo raccontiamo ai nostri telespettatori che non sono magari informati, controfirmata dai colleghi da Oliviero, Magorno e Covello, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in sintesi che non c'è più bisogno di nuove centrali elettriche tradizionali perché abbiamo un surplus in Italia, tant'è che Enel, che doveva convertire quella di Porto Tolle a carbone, ha deciso di non convertirla più e non solo, ha deciso di chiudere altre 23 centrali termoelettriche alimentate a fonti fossili. Quindi c'è uno spazio reale affinché questo progetto scellerato per la costruzione della centrale a carbone di Saline venga realmente bloccato in maniera definitiva? Ma assolutamente sì, per la verità il Ministero non ha le considerazioni che lei faceva, le ho fatte io, no? Il Ministero ha risposto all'interrogazione dicendo nero su bianco che un eventuale rifiuto della Regione al rilascio dell'intesa determina sostanzialmente il blocco della sua realizzazione. Io poi spiego qual è la situazione, per cui io penso che quella centrale è come un dinosauro arenato che non ha nessuna possibilità di sopravvivere. Vivere. Perché? Perché quel tipo di centrali sono oramai vecchie, appunto facevo l'esempio dell'Enel che ha abbandonato proprio qualche settimana fa definitivamente la costruzione di una centrale diciamo analoga a Porto Tolle, sempre a carbone, non solo, ma ha annunciato la chiusura di 23 centrali esistenti a partire da quelle più inquinanti, cioè quelle a carbone e quelle a olio combustibile. Questo perché? Perché la domanda di energia elettrica in Italia non aumenta, aumenta invece l'offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili che ormai rappresenta il 45% diciamo della produzione di energia nel nostro paese e quel tipo di centrali anche economicamente non stanno più in piedi. Se poi aggiungiamo motivazioni ambientali, peraltro vorrei sottolineare che la società che possiede Svizzera, che possiede la maggioranza delle quote diciamo della società che deve costruire la centrale di Saline Ioniche è stata bocciata in un referendum popolare che si è tenuto nel settembre dell'anno scorso in Svizzera rispetto alla possibilità di effettuare investimenti su centrali a carbone all'estero, quindi anche lì siamo a un punto morto. E quindi io penso che soltanto un enorme sperpero di denaro pubblico oppure una grande demagogia politica può pensare di far sopravvivere quel progetto. Esattamente, anche perché noi abbiamo visto qua, la dico veramente in maniera molto breve, un salto della quaglia incredibile in questi ultimi circa 2 anni. Il nostro presidente uscente della provincia, le province lo sappiamo ormai sono abolite, quindi negli ultimi strascichi, il presidente Raffa, è stato sempre contro la costruzione della centrale a carbone. Guardi, ha detto anche che sarà il primo ad incatenarsi in caso di una sua costruzione, fino ad arrivare però al 4 marzo di quest'anno, nel corso di una conferenza dei servizi alla Capitaneria di Porto, è passato dal no convinto alla costruzione della centrale a carbone e ad un parere favorevole invece alla concessione del porto di Saline e delle aree demaniali a servizio della centrale. Quindi è come dire: io sono contrario, però do alla società che la vuole costruire tutte le possibilità, tutti i beni che realmente poi le consentono alla fine di costruire questa centrale. Ma il governo, non solo il Parlamento, ma proprio il governo, cosa pensa di fare, o meglio, qual è la posizione del presidente Renzi, del ministro dell'Ambiente, la posizione della Camera dei Deputati? Ma ufficiale. Guardi, questa risposta, la posizione io presiedo la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, se dico queste cose le dico anche a ragion veduta, diciamo, no? La risposta che è stata fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico è chiara, in questa risposta non c'è nessun accenno alla utilità, necessità di questa centrale e si dice che con un semplice tratto di penna la regione la può cancellare. Quindi no? La regione che arriverà tra un mesetto circa, arriverà il nuovo presidente, dovrà, una delle prime cose che dovrà fare sarà quella di dire niente centrale. Io ho inviato anche il testo della risposta del Ministero dello Sviluppo Economico che da questo punto di vista è chiara. Poi io non conosco onestamente le posizioni che sono state prese dalla provincia, dico solo che oltre che per motivi ambientali e sanitari quella centrale non sta più in piedi dal punto di vista economico, è un bluff, non si farà, perché non si faranno in Italia nuove centrali a carbone.
Quindi questo è l'impegno della sua commissione, l'impegno del no, Parlamento. Questa è quello che è la situazione del paese, diciamo. Ora io non so se per motivi demagogici, politici, di interesse, qualcuno può far finta che questo progetto abbia ancora un fondamento economico, sia ancora nell'interesse dell'Italia, ma è un bluff. Sequestrati 12 milioni e mezzo di un fondo di garanzia istituito dalla Giunta Loiero. La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato oltre 12 milioni e mezzo milioni di euro, di un fondo di garanzia istituito dalla Giunta Loiero nel 2008. I fondi erano destinati all'insediamento nel mercato del lavoro e all'incremento occupazionale. Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro sono indagate 12 persone, tra ex componenti della Giunta regionale di centrosinistra e i dirigenti dell'ente, per il reato di peculato. Secondo l'accusa, gli indagati, pur consapevoli dell'insolvenza patrimoniale e della completa inaffidabilità di alcune imprese che avevano chiesto l'assegnazione dell'incentivo, avrebbero costituito illegittimamente un fondo posto indirettamente a garanzia delle stesse aziende, distraendo risorse economiche destinate ad altre finalità. In questo modo, sostiene la Procura, la Regione Calabria, da soggetto garantito contro il rischio di inadempimenti da parte delle imprese beneficiarie del contributo, è divenuta soggetto garante, facendo ottenere alle imprese coinvolte un ingiusto e duplice vantaggio. 'Ndrangheta, Reggio Calabria, arrestate 13 persone, sequestrati beni per 56 milioni. L'operazione denominata Porto Franco ha portato alla scoperta di un'associazione di stampo mafioso composta da imprenditori affiliati alle più importanti cosche di 'Ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Sono state quindi eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare, sequestrate 23 società e beni per un valore complessivo di circa 56 milioni di euro ed effettuate oltre 50 perquisizioni tra Calabria, Veneto e Lombardia. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di proventi di illecita provenienza, trasferimento fraudolento di valori, contrabbando di gasolio ed emissione di fatture false di altri documenti per operazioni inesistenti, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Secondo l'accusa, le cosche Pesce e Molè sarebbero presenti nell'aeroportuale della Piana di Gioia Tauro, in particolare nei servizi connessi al traffico mercantile, è generato dallo stesso scalo marittimo, con la conseguente indebita percezione di rilevanti illeciti profitti. Sequestrati beni per un milione a Cosca Crea. Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Reggio Calabria con coordinamento della DDA a esponenti di spicco della Cosca Crea di Rizziconi, coinvolti nell'operazione Deus del giugno scorso. Nell'occasione furono arrestati anche un ex assessore e due ex consiglieri comunali. Le indagini avevano accertato l'ingerenza nella cosca della vita economica, sociale e politica. Sequestrati 5 terreni, un'azienda agricola, conti correnti e conti AGEA. A Bova Marina insediata la consulta giovanile. Vediamo appunto il servizio di Maria Natalia Iriti. Si è svolta ieri pomeriggio presso il Palazzo Comunale la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della consulta giovanile di Bova Marina, insediatasi la settimana scorsa, alla presenza del sindaco Vincenzo Crupi e dell'assessore alla cultura Maria Luisa Ollio. La consulta è stato uno dei punti più importanti del programma elettorale sul quale abbiamo chiesto la fiducia, ha affermato Crupi. A nome dell'amministrazione che rappresento, manifesto grande soddisfazione per la nascita di questo organismo partecipativo, grazie al quale i giovani potranno dare un contributo alla vita democratica e alla crescita del Paese. Significativa l'adesione volontaria da parte di 65 giovani. In giugno un gruppo di lavoro ha scritto il regolamento. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alcuni giovani hanno lavorato volontariamente alla realizzazione di eventi estivi, primo fra tutti il Jalotuvua Music Festival. La consulta è un collegamento importante fra chi amministra e il mondo giovanile, ha sottolineato il sindaco. Il mio augurio è che diventi un luogo privilegiato di confronto e proposte. L'assessore Ollio ha offerto alla consulta il supporto incondizionato dell'amministrazione comunale.
La consulta nasce dal desiderio dei giovani di rimanere a Bova Marina, ha affermato, e può essere un percorso di miglioramento. Sono 8 i consiglieri eletti: Alessandra Branca, Silvio Cacciatore, Bruno Franzè, Melania Lejeune, Claudia Ligato, Mario Micheletta, Domenica Ollio e Angelo Scordo. 4 ragazze e 4 ragazzi, ciascuno col proprio compito, coadiuvati dal presidente Leo Plutino, che ha sottolineato: la consulta giovanile di Bova Marina sarà una consulta che unisce, un collante fra le tante realtà associative presenti sul territorio. Per questo motivo la consulta si arricchisce di 6 portavoce esterni: Salvatore Autolitano, Massimo Daguì, Claudia Iriti, Maria Luisa Ollio, Roberto Rodà e Andrea Zirilli, incaricati di promuovere e coordinare le attività della consulta. I giovani stanno già lavorando ad alcuni progetti realizzabili nel breve periodo. 2 gli appuntamenti di novembre: la festa di San Martino, prevista per il 15, e la giornata internazionale dei diritti del bambino, che coinvolgerà gli istituti scolastici e gli enti che si occupano di infanzia. A breve è prevista una riunione con tutte le associazioni del territorio per organizzare insieme il Natale. Per le attività della consulta non sono previste al momento voci nel bilancio comunale, ma il sindaco Crupi garantisce il sostegno dell'ente che si affiancherà all'opera preziosa di volontariato dei giovani. Il consiglio direttivo avrà presto una sede presso l'ex mercato coperto di Bova Marina, dove verrà realizzato anche un servizio in forma giovani. Passiamo allo sport. Basket in carrozzina. La Viola ha presentato il nuovo acquisto Tomasi e Lorenzo Tomasi, il nuovo rinforzo per la formazione nero-arancio, in carrozzina guidata dal coach Antonio Gugliandro. Tomasi, nato a Trento, arriva dal Bologna, ma ha cominciato la sua carriera nel basket in carrozzina nella stagione 98-99 a Trento, fino ad approdare a distanza di qualche anno in Serie A2. Tra il 2006 e il 2008 ha giocato inoltre a Verona, Brescia, Vicenza e infine anche a Bologna. Accolto dal presidente della Viola Gusva Branca nel centro sportivo Nero Arancio, Tomasi ha preso subito contatto con lo staff della squadra in carrozzina per il consueto allenamento. La fase di preparazione prosegue senza sosta per il gruppo di coach Gugliandro in vista dell'avvio del campionato nazionale di Serie B, girone D, della Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina. Programma in prossimo il 15, in programma, scusate, il prossimo 15 novembre. È una grande emozione, ha detto lo stesso Tomasi, sentirsi parte integrante di un progetto sportivo che guarda alla componente sociale ed educativa come elemento portante. Restiamo sempre in tema di sport. Regina alla Mezzia con 10 punti di svantaggio dalla Vigor, eppur si muove. Se un giorno qualcuno avesse predetto che la Regina sarebbe andata a giocare alla Mezzia con 10 punti di svantaggio, meno 6 sul campo, in classifica, non ci avrebbe creduto nessuno, nemmeno i tifosi biancoverdi che oggi godono di una classifica lusinghiera, figlia di un lavoro certosino svolto dalla società e da una piazza che ha saputo crescere a livello calcistico passo dopo passo. Dall'altro lato, l'ex ammiraglia del calcio calabrese, che si lecca le ferite dopo essersi vista restituire con interessi, forse troppi, quei prestiti che aveva ottenuto dalla Fortuna negli ultimi anni in Serie B, dove in senso strettamente calcistico l'approssimazione è sembrata farla da padrone, con pochi isolati bagliori di luce in un buio che ha smontato un giocattolo perfetto. Non è tutto andato per tutto e Ciccio Cozza sta provando a raccogliere i cocci, sebbene un po' di mala sorte e le varie penalizzazioni arrivate e che arriveranno tendono ad agevolare un certo pessimismo. 9 partite sono sufficienti per dire che, al netto di errori di gioventù e qualche lacuna strutturale, gli Amaranto hanno la possibilità di risorgere dalle proprie ceneri. Ma la Mezzia, appunto, è lì, è dietro l'angolo. E non è solo per questo che gli Amaranto non saranno soli al Dippolito. Non era scontato, viste le opinabili decisioni governative che negli ultimi anni hanno mutilato la voglia degli appassionati di seguire la propria squadra in trasferta e una certa apatia nelle piazze rispetto alle dinamiche della propria squadra. Eppur si muove, e da quel sentimento tangibile, forse più sbiadito di passione, che la squadra deve trovare la forza per reagire, anche rispetto alle sberle che sono arrivate e arriveranno dalla FIGC.
Non sarà certo facile, l'obbligo però non è provarci, ma riuscirci. Bene, vi ringrazio tutti per l'ascolto e noi, se vorrete, ci rivedremo la settimana prossima. Grazie.